Sindaco, nelle scorse settimane c'è stata tanta polemica sulla chiusura del Bar Maria. Ecco, a freddo adesso, io dico, è stata una chiusura che davvero è stato frutto di un indirizzo politico o semplicemente, ecco, la sanzione a chi non rispettava le regole? Se doveva essere un fatto politico, credo che insomma, non si sarebbe fatto chissà quanto tempo fa. Siccome questa amministrazione ha pensato sempre di tutelare le attività, in particolar modo ha guardato sempre con un occhio attento alle attività aperte da giovani imprenditori. Lì è stato proprio un voler violare la legge costantemente, perché noi già abbiamo la zona del porto dove c'è la movida e dove per gli abitanti di quella zona è diventato difficile avere una vita tranquilla e serena, nonostante che noi facciamo gli interventi per far abbassare i volumi ai locali. Ma la piazza era diventata veramente invivibile, perché io mi sono recato anche nelle abitazioni di alcune persone che più volte stanno protestando da 5-6 anni, da quando è cambiata la gestione del Bar Maria. Mi sono recato in queste abitazioni, addirittura i vetri tremavano, abbiamo aumentato la televisione al 50-60% e non si riusciva ad ascoltare il volume. Sono state penalizzate tantissime famiglie, io colgo l'occasione per chiedere scusa a queste famiglie che veramente sono state danneggiate dalla musica di questo locale. Siamo arrivati al punto che veramente non se ne poteva più e siamo stati costretti ad emettere questa ordinanza. Naturalmente abbiamo cercato più volte, certe volte io venivo chiamato a casa anche alle 11, 11 e mezza di, venivo chiamato anche alle 11, 11 e mezza di sera, per cui io uscivo di casa, andavo lì e gli chiedevo cortesemente abbassa, come andavo via rialzava di nuovo. Poi spesso ci sono stati i vigili urbani, sono andati i carabinieri, diciamo le forze di polizia hanno fatto anche dei verbali, però era una continua violazione delle leggi. Non si può assolutamente consentire che in una piazza nel centro storico di Forio si possa svolgere un'attività in quel modo. Si era arrivati in una situazione insostenibile, poi dopo si è voluto fare il vittimismo della vendetta politica. Io ho dimostrato che nei primi 5 anni e nei secondi 5 anni ho cercato sempre di aiutare tutti, e quando specialmente ci sono giovani che vogliono aprire un'attività io cerco sempre di poterli aiutare. Tant'è vero che stiamo mettendo a punto un piano per le attività che si possono aprire nei vicoli saraceni, dove per i primi 3 anni stiamo cercando di trovare una forma per non far pagare l'IMU oppure non far pagare insomma i rifiuti per 2 o 3 anni. Stiamo cercando di vedere un poco se è possibile legalmente fare una cosa del genere, proprio per cercare di creare, diciamo, nuovi posti di lavoro e nuove attività.